internet comincia ad essere uno dei mezzi più diffusi tra i giovani per trovare un posto di lavoro. Elisabetta Migliorelli e poi Alessandro Orlando. Altro che bamboccioni, i giovani italiani, pur di portare a casa qualche soldo alla fine del mese, se ne inventano di tutti i colori e lo strumento preferito per trovare lavoro è internet. I siti si adeguano alle loro necessità e si fanno sempre più semplici e chiari. Non solo, ora è il web che va a cercare i ragazzi in strada per mettersi così a completa disposizione dei più giovani. È semplicissimo da usare, non occorre la registrazione, quindi è anche molto immediato, molto funzionale e mette appunto in contatto direttamente colui che offre qualcosa e colui che cerca qualcosa, senza bisogno di intermediazioni. E negli annunci di lavoro si trovano offerte veramente originali, mestieri nuovi, inesistenti pochi anni fa. Dal cronista sportivo sul web al montatore di mobili per aziende più o meno famose. Mi sono proposta come freelance per alcune testate. Non lo so, c'è chi cerca ragazze per fare delle foto. A Milano gli annunci più frequenti sono per fotografo e promoter. A Bologna, città universitaria, i giovani provano a spuntare uno stipendio offrendosi soprattutto come cuochi o pizzaioli. A Roma e a Napoli prevalgono gli operatori di call center, ma si trovano anche mestieri come il mystery shopper. Si tratta, diciamo, di un acquirente che entra in anonimato, in totale anonimato all'interno dei punti vendita, quindi è richiesto dalle aziende e serve appunto come, diciamo, spia per vedere che all'interno del punto vendita tutto funzioni a norma.